È giorno di elezioni in Ucraina. Il ballottaggio deciderà per il nuovo presidente del paese. La sfida tra i due candidati, il presidente uscente Petro Poroshenko del partito Solidarietà Centrodestra e l'attore comico Volodymyr Zelensky del partito Servitore del Popolo, è stata fitta e attraversata da colpi di tensione. La sesta corte d'appello di Kiev ha respinto la richiesta dell'avvocato Andriy Kilko, che chiedeva di annullare la candidatura di Volodymyr Zelensky. Richiesta respinta con la lettura della sentenza avvenuta nella notte. Il grande favorito è Zelensky, che non ha alcuna esperienza politica ed è la grande sorpresa di queste elezioni. Al primo turno ha ottenuto quasi il doppio dei voti del suo avversario, ovvero il 30% di preferenze contro il 16%, mentre i sondaggi realizzati per il ballottaggio lo danno al 70%. L'ultimo dibattito elettorale è avvenuto venerdì nello stadio olimpico di Kiev, in una città blindata con 10.000 poliziotti.